ore 7. Direttrice Simona Sala. Covid, casi ancora in aumento, raddoppiano i tamponi, salgono anche i ricoveri in terapia intensiva. La ministra Azzolina, entro il 24 tutti i docenti in cattedra. Il patto di Abramo, firmata alla Casa Bianca l'intesa fra Israele, Emirati Arabi e Bahrain. Per Trump è l'alba di un nuovo Medio Oriente. Protestano autorità palestinese e Hamas. Conte incontra gli studenti a Norcia. Se perdiamo la sfida del Recovery Fund, mandateci a casa. Oggi il primo discorso della presidente von der Leyen sullo Stato dell'Unione. Ti amerò oltre le nuvole. Commovente messaggio di Ciro a Maria Paola nell'addio di Caivano alla giovane morta cadendo dal motorino speronato dal fratello. L'omicidio del prete degli ultimi a Como, confessa il senza tetto che ha accoltellato Don Roberto Malgesini. Innovazione e tradizione, nei nuovi palinsesti di Radio Rai anche la satira con Luca Bottura e il ritorno di Jack Folla, il DJ nel braccio della morte. Buongiorno da Paolo Salerno. La pandemia continua a essere fonte di preoccupazione. L'ultimo bollettino del Ministero della Salute certifica la nuova crescita nella curva del contagio. Nessuna regione ha contagio zero, 6 con oltre 100 casi. Sale nuovamente in Italia la curva dei contagi. 1229 positivi nelle 24 ore. Esito degli 80.000 tamponi effettuati, superata dopo settimane la soglia dei 200 ricoveri nelle terapie intensive. 9 sono invece le vittime. La regione più colpita rimane la Lombardia con 176 nuovi positivi, in costante crescita i numeri in Liguria, 141 i contagi registrati, oltre 100 nuovi casi anche Lazio, Campania, Emilia-Romagna e Veneto. In Piemonte l'ordinanza regionale che obbliga a verificare la temperatura degli studenti agli ingressi delle scuole è impugnata dal governo. La difenderemo con forza, dice il presidente Cirio, ma dal Ministero della Salute si ribadisce che le linee guida ci sono e sono quelle realizzate dall'Istituto Superiore di Sanità. E davanti al TAR finisce anche l'ordinanza della Regione Sardegna che prevede test obbligatori per chi arriva sull'isola senza certificazione di negatività. Giorgio Specchia, GR1. Covid e scuola al centro della riunione odierna fra i ministri dell'istruzione dell'Unione Europea. La ministra Azzolina ha assicurato che entro il 24 verrà completato l'organico dei docenti per coprire tutte le cattedre. Nel mondo si sfiorano ormai 30 milioni di contagi rilevati, oltre 930.000 i morti. In assoluto i numeri più pesanti restano quelli degli Stati Uniti, ma si segnala la progressione della pandemia in Israele con 5.000 nuovi positivi in appena 24 ore. E a proposito di Israele, il paese ha vissuto una giornata storica con la firma alla Casa Bianca degli accordi sulla normalizzazione dei rapporti con Emirati Arabi e Bahrain. Per i palestinesi rischio di isolamento e segnali di guerra con il ripetuto lancio di razzi dalla striscia di Gaza, seguito da bombardamenti su obiettivi militari di Hamas da parte dell'aviazione israeliana. Il presidente Trump l'ha battezzato il patto di Abramo nel nome del profeta riconosciuto da ebrei e musulmani. We mark the dawn of a new Middle East. È l'alba di un nuovo Medio Oriente, afferma Trump. Alla Casa Bianca, Israele firma la normalizzazione dei rapporti con Emirati Arabi e Bahrain. Non avevano mai combattuto contro lo Stato ebraico, ma è come se i due paesi arabi firmassero la pace. Prima di loro, solo Egitto e Giordania. I say assalamu alaikum. Shalom. Il premier israeliano Netanyahu saluta in arabo e in ebraico. Investimenti americani e forniture militari in cambio della pace. Questo è il cardine del piano, con la regia di Jared Kushner, il genero di Trump. L'Arabia Saudita seguirà l'esempio, afferma il presidente, anche se Riyadh per ora ribadisce la fedeltà alla causa palestinese, perché il patto di Abramo scatena la protesta tra Ramallah e Gaza. Nessuna pace finché continua l'occupazione israeliana, avverte Abu Mazen, e Hamas lancia raffiche di razzi un minuto dopo la firma. Lo Stato ebraico replica con attacchi aerei su Gaza, ma i razzi riprendono a volare alle prime luci dell'alba. Francesco Micone, GR1.
Visita sorpresa del Premier Conte a Norcia, l'Istituto De Gasperi Battaglia, i cui studenti si erano rivolti a Palazzo Chigi per protestare contro la lentezza dei lavori di ricostruzione post-terremoto. Intanto in Parlamento arrivano le linee guida del Recovery Plan, il piano di ripresa per accedere ai fondi europei. Nella lettera che accompagna il documento, il Premier si dice disponibile a riferire alle Camere. Per Giuseppe Conte il futuro del governo passa tutto dal Recovery Plan e dunque nel giorno in cui trasmette le linee guida ai presidenti delle Camere, si rivolge agli studenti di Norcia e forse al paese intero. Se falliremo, avrete il diritto di mandarci a casa. Anche per questo l'avvio della scuola diventa il simbolo del rilancio italiano. Altro che rimpasto, siamo concentrati sul lavoro, dice, ribadendo fiducia e ottimismo sul successo del ritorno in classe e invitando la politica a sposare le parole del capo dello Stato. Possiamo farcela solo tutti insieme, basta polemiche in una fase così delicata. Le criticità ci sono, riconosce, continueremo a lavorare man mano che si presenteranno, impegno che garantisce anche sul fronte del risanamento post-terremoto. Di qui l'annuncio di un progetto dell'ENI per velocizzare la ricostruzione della cattedrale di Norcia. Valentino Russo, GR1. Scuola e Recovery Fund sono anche i temi centrali nel dibattito politico a pochi giorni dal voto per amministrative e referendum. Interventi che guardino al futuro, non spot. A dirlo il presidente della Camera Fico, e dunque su Recovery Fund per lui bisogna mettere in campo tutta la capacità progettuale del paese. Lavoriamo incessantemente, dice il capo politico 5 Stelle Crimi, che di MES però non vuole sentir parlare. Tra una settimana però ci sono le regionali e Zingaretti rilancia sul voto disgiunto. Non lasciamo il tappeto rosso alle destre, in quanto Recovery Fund per lui è la prova della vera discontinuità tra il Conte 1 e il Conte 2. Sul MES il messaggio 5 Stelle è: nessuno si permette di dire che è un capitolo chiuso, in sintonia su questo con Renzi, che però sul suo ritorno nel PD ipotizzato da Bonaccini chiude, non avrebbe senso, e il Recovery Fund per lui è un'occasione. 200 miliardi di euro non ci saranno mai più sul tavolo. Mi trovate un solo governo che negli ultimi 40 anni abbia potuto spendere questa cifra? Nessuno. Salvini e Meloni giocano gli ultimi giorni di campagna elettorale sulla scuola, prendendosela col governo e con Azzolina. Forza Italia invece insiste sul MES e sulle priorità, e Tajani a dire: bisogna abbassare la pressione fiscale, abbattere tutti i fardelli burocratici, puntare sulle infrastrutture. Paolina Meli, GR1. Oggi al Parlamento europeo la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, presenterà le linee guida del Recovery Fund. Pochi grandi progetti, quelli che verranno presentati dall'Italia, ha detto il Ministro dell'Economia davanti al Parlamento. Gualtieri ha tracciato il percorso. Già a fine mese, con la nota di aggiornamento al DEF, ci saranno le prime indicazioni sull'utilizzo dei prestiti europei. Gli obiettivi principali rimangono digitalizzazione e transizione green, ma anche il calo delle tasse. Migliaia di persone a Caivano per l'ultimo saluto a Maria Paola Gaglione, la 18enne morta cadendo dal motorino dopo essere stata speronata dal fratello che non accettava la sua relazione con un transessuale. Correvamo soltanto verso la nostra libertà, l'ultimo messaggio del fidanzato Ciro Migliore. Ma il pensiero di Caivano va anche a Michele, ora in carcere. Impossibile, dicono in molti, che sia colpevole. Secondo me è innocente perché è veramente una brava persona, Michele. Qualunque sia la verità, non possiamo noi giudicare, perché ho 5 figli. No, parole, guarda. Una disgrazia che non doveva capitare. Michele è un bravo ragazzo, figlio di brave persone. Lui non voleva la morte della sorella. Sicuramente è una storia brutta, no? Una storia che fa piangere. Sto da 30 anni in questo mondo. In questi casi l'amore non ha vinto. Dolore e sconcerto a Como per la morte di Don Malgesini, il prete degli ultimi e dei migranti. In carcere il senza tetto che ha confessato l'omicidio. Chi lo conosceva si dispera in strada, quella strada che per Don Roberto era diventata la sua parrocchia. E in strada è stato ucciso, accoltellato da un tunisino senza tetto di 53 anni che poco dopo si è costituito ai carabinieri. Don Roberto, che di anni ne aveva 51, lo conosceva bene perché lo aveva aiutato e assistito. Un senza tetto che soffre di disagi psichici e sul quale pesano provvedimenti di espulsione mai eseguiti fin dal 2015, spiega Roberto Bernasconi, direttore della Caritas di Como.
che così parla della vittima. Avevo soprattutto una qualità che era quella di vivere dei rapporti personali con tutte le persone che vivevano al margine. Lui le ha sempre considerate persone e non strumenti per vivere la carità. Don Roberto in città era molto conosciuto, era il sacerdote degli ultimi, in prima linea al fianco di emarginati e stranieri, coordinatore di un gruppo di volontari che ogni mattina porta la colazione a chi vive in strada. Persona mite, la sua vita votata agli altri lascia, dicono adesso tutti a Como, un grande vuoto. Bruno Sokolovic, GR1. Vigili del fuoco al lavoro da ore nel porto di Ancona, dove poco dopo la mezzanotte è scoppiato un grosso incendio. Le fiamme sono partite da un capannone e poi hanno coinvolto alcuni mezzi pesanti parcheggiati nelle vicinanze. Si sono sentite anche delle esplosioni. Non è escluso che nelle strutture incendiate si trovassero solventi, vernici e altri materiali potenzialmente tossici. Al momento non si segnalano vittime o feriti. L'incidente in cui è rimasto coinvolto Alex Zanardi lo scorso 19 giugno in provincia di Siena. Non c'erano danni al manto stradale né problemi alla handbike. Queste le conclusioni dei consulenti incaricati di ricostruire la dinamica. Escluso definitivamente anche che il cellulare di Zanardi e il navigatore possano essere stati causa della perdita di controllo del mezzo e del conseguente urto contro il camion che procedeva in direzione opposta. Scontro fra antitrust e Poste Italiane dopo che l'Authority ha multato l'azienda per pratica commerciale ingannevole e ritardi nella consegna delle raccomandate. L'avviso questa volta è stato infilato nella buca delle lettere delle Poste. Mittente l'antitrust, 5 milioni di multa, il massimo consentito dalla legge. Probabilmente poco incisivo per un'azienda che fattura attorno ai 3 miliardi e mezzo, ma tagliente nelle parole che ne spiegano le ragioni. Non solo consegna ritardata data delle raccomandate. C'è l'aggravante di aver diffusamente lasciato nella cassetta delle lettere l'avviso di mancata consegna quando in pieno lockdown gli italiani erano forzatamente a casa e poi aver provocato gravi danni alla giustizia con la consegna ritardata delle notifiche degli atti giudiziari. Accuse sconcertanti e gravi replicano le Poste che annunciano un'iniziativa giudiziaria nei confronti dell'antitrust. Ma lo scontro a questo punto si amplia, come spiega Emilio Viafora, presidente Feder Consumatori. Persone che fino a questo momento erano state defilate e che adesso si sentono rinfrancate rispetto al fatto che possano intervenire per eventuali danni subiti. Massimo Giacomini, GR1. Gli asteroidi minacciano la Terra. Per difenderla da un possibile impatto disastroso, l'Agenzia Spaziale Europea ha siglato con la NASA un progetto da 130 milioni di euro. Dal 2024 partirà la missione ERA, cui il nostro paese ha dato un importante contributo tecnologico con l'Agenzia Spaziale Italiana. Stavolta Don Chisciotte non combatte i mulini a vento, ma gli asteroidi. Al Cavaliere Errante di Cervantes era intitolato il primo progetto tutto italiano dell'Università di Pisa con Andrea Milani per scongiurare l'impatto di un corpo celeste con la Terra, colpendolo con una sonda e deviandone la traiettoria, racconta Ettore Perozzi, responsabile sorveglianza spaziale dell'ASI. Perché c'era un Sancho e un Hidalgo che facevano i due ruoli. Una sonda andava a sbattere sull'asteroide per deviarlo e l'altra osservava e misurava la variazione di traiettoria che provocava. Idea adottata dalla nuova missione. La sonda americana Ida colpirà l'asteroide e l'europea ERA le subentrerà nell'orbita asteroidale misurando le conseguenze dell'impatto. Anche la strumentazione di bordo su ERA è in parte italiana, così come il satellite che si staccherà dalla sonda Ida poco prima dell'impatto per registrarlo. Così vinceremo gli asteroidi, minaccia più reale dei mulini a vento. La minaccia è reale nel senso che c'è sempre stata, i dinosauri lo sanno bene, è noto che i dinosauri sono estinti a causa di un impatto asteroidale. Arianna Voto, GR1. Sono stati presentati i palinsesti autunnali di Radio Rai con tante novità. Radio 1 resta incentrata sull'informazione con 24 edizioni al giorno del GR1, ma avrà anche nuovi programmi come il ritorno di Jack Folla, il DJ nel braccio della morte e la satira di Luca Bottura. La direttrice Simona Sala. Noi siamo leader tra le emittenti dell'informazione, quindi non possiamo che partire da qui. Abbiamo una storia, proprio per questo possiamo ora permetterci più innovazione, perché rispetto allo zoccolo duro degli ascoltatori che abbiamo tanti mondi da conquistare. In Israele, che si appresta a vivere il suo secondo lockdown totale per arginare il Covid, la musica offre il proprio sostegno.
Il Corona Blues di Noah fa da prologo al concerto online che la stessa cantante, accompagnata dal chitarrista Gildor, ha in programma per domani. Per l'evento sono in vendita biglietti virtuali a offerta libera. Altre esibizioni si susseguiranno nell'arco delle prossime 3 settimane di chiusura. Siamo allo sport con il tennis, gli Open d'Italia. Il tennis è lo storico martedì agli Internazionali d'Italia, impresa del 18enne Lorenzo Musetti che a Roma ha eliminato Wawrinka in 2 set 6-0, 7-6. Il giovanissimo carrarese è al numero 249 della classifica mondiale, mentre lo svizzero ora è al 17esimo posto. Ai 16esimi di finale sono passati anche Caruso, vincente in 3 set sull'americano Sandgren, e Cecchinato, pure lui in 3 set e in rimonta col britannico Edmund. Nel tabellone maschile per il secondo turno ci sono ben 8 italiani: Berrettini, Caruso, Cecchinato, Fognini, Musetti, Sinner, Sonego e Travaglia. Non era mai accaduto nell'era Open, ovvero dal 1969. Nico Forletta, GR1. Sono le 7:15 minuti su Radio 1, l'informazione continua ora con i giornali regionali e poi con Radio Anch'io. La puntata di oggi si aprirà con una riflessione sui trasporti pubblici nei giorni delicati della ripresa dell'attività scolastica. Poi si parlerà di recovery plan e di debito pubblico che ha fatto segnare il nuovo record. Infine spazio alla relazione della Presidente della Commissione Europea. Buon ascolto, ci sentiamo alle 8:00.